Benvenuti a questo mio nuovo tutorial, esplorazione, che ha come argomento la nuova interfaccia di Ubuntu, che si chiama Unity. Questa nuova interfaccia ha già fatto parlare molto di sé, in bene e in male, e ognuno, potrà farsi la propria opinione. E potrà constatare da sé se questa interfaccia è piacevole ed efficace, efficiente nell'utilizzo oppure no, magari proprio grazie a questa esplorazione che ho cercato di comporre nel modo più completo possibile, aspettando proprio che arrivasse allo stadio di beta. Quindi sufficientemente stabile ed usabile e con le funzionalità di interfaccia bloccate, ovvero d'ora in avanti, dallo stadio beta in avanti, non verranno più aggiunte nuove funzionalità, ma gli sviluppatori di Canonical si concentreranno nell'eliminare i problemi esistenti e nel rendere il tutto più stabile possibile, in modo che alla fine di aprile, quando ci sarà il rilascio della nuova versione, anche questa nuova interfaccia sarà utilizzabile tutti i giorni da tutti gli utenti di Ubuntu. Allora, le cose sono tante da dire. Gli aspetti e le particolarità di utilizzo di questa interfaccia, che è radicalmente diversa da quella alla quale siamo abituati, e quindi allo scopo, proprio perché le cose sono tante, per non rischiare di dimenticarmi qualcosa, mi sono creato una bella scaletta, eccola qua, con una nota Tomboy, una bella scaletta che seguiremo giustamente passo passo. Vedete che è abbastanza nutrita come scaletta, perché ho cercato veramente di raccogliere nel tempo, anche seguendo filmati fatti da altri e articoli e spiegazioni scritti da altri, tutte le varie funzionalità e particolarità piccole e grandi di questa nuova interfaccia. Allora, vediamo un po', torniamo in cima alla scaletta. Ecco qua. Allora, partiamo pure dal primo punto. Dunque, quello che vediamo è in stato beta, come ho già avuto modo di dire. Quindi non ancora perfettamente maturo, ma già sufficientemente stabile da poter essere esplorato e presentato. Le funzionalità dell'interfaccia sono state congelate, in inglese freeze, nel senso che per questa versione ora si lavora sulla stabilità e i bug esistenti, ma non si aggiunge più nulla di nuovo. Ecco, questo in sostanza è quanto ho avuto modo di dire nella mia breve introduzione prima di visualizzare la nostra scaletta, e confermo appunto questo concetto di base, cioè questa prima beta, perché questa è la prima delle due beta che appariranno prima della versione definitiva, a fine aprile. Il 28 mi pare esattamente, il 28 di aprile, dicevo, questa prima beta appunto segna il confine fra l'introduzione di sempre nuove funzionalità e nuove idee rispetto alla stabilità e la stabilizzazione di tutta l'infrastruttura di Unity. Dunque, allora, a questo punto l'abbiamo fatto, vediamo di segnarcelo in un qualche modo che lo evidenzi e va, mettiamo così piccolino in modo che sia evidenziato. Dunque, in rete, specialmente nei canali, vari canali YouTube, si trovano tante presentazioni di vari aspetti, magari anche singoli aspetti di Unity man mano che è cresciuto nel tempo, dalle prime alpha fino a oggi, e la maggior parte sono presentazioni in lingua inglese, ovviamente ormai la proporzione è un po' questa, c'è sempre una
dimensione maggioritaria che è quella in inglese, poi ci sono anche altre lingue e in italiano non ho al momento trovato moltissimo e spero di fare piacere a presentarvi questa presentazione il più completa possibile appunto in lingua italiana. Allora, procediamo. Unity rappresenta la proposta di Canonical per soddisfare l'odierna tendenza ad avvicinare le interfacce dei PC a quelle di dispositivi portatili come gli smartphone, i netbook e i tablet. Anche Apple sta seguendo, pensa di seguire questa tendenza col suo iOS e verosimilmente Microsoft non starà a guardare. L'obiettivo principale è quello di guadagnare più spazio possibile sullo schermo. Questo è meno importante per un normale PC, ovviamente, anche se di certo non ci si lamenta se c'è più spazio, ma è essenziale per i dispositivi portatili, generalmente più piccoli, ovviamente. Ecco, quindi questo è un concetto molto importante, richiamato anche dal nome della nuova interfaccia, se vogliamo, cioè Unity, unità, uniformità, diciamo. Canonical si è fissata un obiettivo, che è quello che ho appena letto qua nel mio secondo punto della scaletta, cioè tentare, provare di uniformare l'interfaccia grafica con la quale si interagisce col proprio dispositivo, uniformare, dicevo, indipendentemente dal tipo di dispositivo. Quindi sulla carta Unity può funzionare su un PC normale da tavolo, su un portatile, su un netbook, su un tablet e diciamo pure anche su uno smartphone idealmente, proprio perché è stata studiata fin dall'inizio con degli elementi grafici e un modo d'uso adatto a qualsiasi dispositivo e soprattutto con l'obiettivo principale di risparmiare il più possibile pixel dello schermo, cioè di metterne il più possibile a disposizione per gli applicativi. E vedremo anche nel seguito della presentazione proprio dove balzano all'occhio questi obiettivi. Rendiamo piccolino anche il secondo punto. Andiamo avanti. Tanto per fare un esempio, ecco, un esempio su tutti è il menu degli applicativi che è diventato globale, non più legato alla singola finestra, lo vedremo ancora più avanti. Questo può sembrare a prima vista scomodo per un PC con un grande schermo perché bisogna fare parecchia strada con il mouse per raggiungere il menu di un applicativo, ma dobbiamo pensare che sugli smartphone, sui tablet e sui netbook non esiste il concetto di finestra al di fuori di quella massimizzata. In pratica è solo sul PC che si usano anche finestre non massimizzate. Interfacce come Unity tendono a favorire il lavoro a finestra massimizzata. Comunque sono previste scorciatoie da tastiera che evitano di fare chilometri con il mouse e limitano il più possibile la scomodità che può evidenziarsi su un PC. Allora, tutta sta trafila per dire che il menu degli applicativi in Unity per tutti gli applicativi. Programmi che si sono già adattati a questa filosofia e la maggior parte dei programmi che usano le librerie grafiche non lo sono, ci sono ancora poche eccezioni, direi noi non ne ho viste tantissime che non si adattano a questa filosofia, hanno il menu sul pannello qua sopra. Ecco, vedete che tra l'altro, a proposito di pannello, Unity ha eliminato di partenza il pannello inferiore, come lo era il GNOME standard precedente, con i due pannelli classici inferiore e superiore. Ora Unity ne ha uno solo superiore, e nella parte sinistra, nella zona sinistra, si posiziona il menu dell'applicativo, del programma che in questo momento è attivo, che ha il fuoco, cioè con il quale si sta interagendo. In questo caso, per esempio, ho aperto una nota Tomboy, vedete che qui appare il nome Note Tomboy, il nome dell'applicativo, e se vado con il mouse appare, boh, il Tomboy ha un piccolo menu veramente minimale, però il concetto è questo: scompare un po' il nome dell'applicativo e appare il menu File, chiudi, per esempio, qui è solo File, chiudi, ma se io apro
una finestra di Nautilus, per esempio, giusto per vedere un menu un po' più corposo, vedete che il menu non è più legato alla finestra, la quale quindi guadagna quei pixel che prima venivano usati, spazio schermo che prima veniva usato, occupato dal menu, ora non c'è più nella finestra, quindi c'è più spazio per la finestra in quanto tale. E Nautilus, cioè il file manager, appare qui come menu, come nome sopra in alto a sinistra nel pannello, e appena ci passo sopra sul pannello, vedete con il mouse in qualsiasi punto del pannello appare il menu della finestra, che nello GNOME classico era legato alla singola finestra. Vedete che qui appare il menu, il normale menu. Ecco. Solo una piccola nota, giusto a premessa, io sto lavorando in una VirtualBox e qualche volta qualche problemino di refresh di schermo o di qualche effetto grafico che proprio non funziona perfettamente come se Unity fosse installato veramente sul PC lo si nota. Ecco, uno per esempio che ho visto qui è che il nome dell'applicativo proprio non scompare bene, file resta un po' sovrascritto, ma in realtà non è così, in realtà è molto più nitido l'apparire del file, del menu file solitamente. Comunque, poca cosa. Il concetto appunto è che una finestra ha il suo menu sopra e non più legato alla finestra. E questo appunto era solo per fare un esempio di quello che andavo dicendo nel mio punto qui della scaletta, nel quale dicevo che tutto tende a favorire la massimizzazione dello spazio schermo a disposizione del singolo applicativo. Ecco, io posso massimizzare l'applicativo e chiaramente ora il menu è più comodo e lì a portata di mano, un po' come se fosse in uno GNOME, in un'interfaccia standard. Perché ovviamente, essendo grande la finestra, va ad incollarsi al pannello superiore e ecco qua che appare il menu quasi normale. Se io torno a con le dimensioni normali, il menu è qua sopra, però appunto ci sono degli scorciatoi di tastiera, dei cosiddetti shortcut, che permettono, volendo, di evitare di camminare con il mouse per fare apparire il menu. Ok. Questo era solo un esempio per far capire la filosofia della nuova interfaccia. Chiudiamo il file manager, anzi andiamo da menu già che ci siamo. Chiudiamo, ecco fatto, e torniamo alla nostra scaletta. Quindi detto anche questo, facciamo diventare piccolino e proseguiamo. Allora, prossimo punto. Osservando l'apparenza grafica di Unity, dobbiamo tenere presente che la nuova Ubuntu è sviluppata con in mente anche i dispositivi con schermo tattile, ovvero touchscreen, quelli degli smartphone o dei tablet, per intenderci, dove si agisce non con il mouse perché non si ha a disposizione un mouse, ma con le dita, con le dita sullo schermo. Per questo sono presenti icone piuttosto grandi, per essere prese facilmente dalle dita. Come vedete qui, a sinistra, il lanciatore delle varie applicazioni, adesso lo vedete popolato da varie icone che non è così appena installato da zero Unity, cioè lui l'ho già popolato con più icone, giusto per dimostrare adesso nel tutorial presente. Ho messo più icone di quelle che in realtà si trovano in un'installazione fresca da nuovo, però il concetto che volevo mostrare con questo punto è che le icone sono piuttosto grandi, come potete vedere, proprio perché appunto c'è sempre in sottofondo questa filosofia dell'uso sia con i PC sia con i dispositivi portatili. Immaginatevi voi di avere in mano un tablet o un netbook con lo schermo tattile, quindi dove
sul quale potete usare direttamente le dita, ecco che queste belle icone, belle grassocce, sono facili da prendere con il dito indice o con un altro.